Cari amici di Autobro.it, eccoci alla recensione del Unique Toys UTG01 Mania King, ossia il loro Galvatron, classe Voyager. E qui abbiamo la scatola, con una bella immagine di Galvatron che urla. Qui abbiamo un'immagine del robot. Qui non abbiamo assolutamente niente. E qui la sua modalità alternativa, il cannone. Mania King, Warning, eccetera, eccetera. E bella, mi piace questa scatola perché intanto è bella robusta. Abbiamo 2 o 3 mm di cartone bello rigido. Ed è fatta tipo scatola da scarpe. Se riesco ad aprirla. Ecco qua. Dai. Oh. E dentro, bella gomma piuma per proteggere il modello. Modello che è qua. Eccoti qui, il Mania King. O Galvatron. La scatola ovviamente abbiamo le istruzioni. E la classica card, che hanno tutti i masterpiece e tutti i third party. Questa anche è bella spessa. Facciamo un piccolo zoom, ecco qua. Per le caratteristiche tecniche. E vediamo un po' le dimensioni. Qui abbiamo il nostro cap. Qui abbiamo la sua versione Universe. E qui abbiamo la sua versione filmica. E questi sono tutti i Galvatron che ho. Quindi sì, è un classe Voyager. Allora, vediamo un po'. Pezzo artiglieria. Molto ma molto ispirato e molto ma molto simile alla sua versione originale G1. Almeno quella del film, non il giocattolo. Disguise molto buono, l'unica cosa, la faccia qua, nascosta qua dietro, e non hanno trovato un modo migliore per nasconderla. Bene, passiamo alla trasformazione. Rimuoviamo questo pezzo, mettete fuoco. Che si aggancia attraverso questi due dentelli, in queste due fessure. Dopodiché cominciamo ad aprirlo. Allora prendiamo queste alette. E le tiriamo su. Passiamo qui alle braccia, le separiamo e le estendiamo, sono su un doppio perno. Anche triplo. Quindi abbiamo un perno qua, un perno qui e uno qua dentro. Portiamo fuori il pugno e richiudiamo l'altro pannellino. E dobbiamo allineare i perni in modo che queste linguette vadano a infilarsi in questi fori qua. In questo modo. Stessa cosa di qua, stendiamo fuori la mano e giochiamo con i perni in modo da allinearli. Ecco qua. Ora, sganciamo questo pezzo, si attacca su questa linguetta qui e apriamo le braccia. Portiamo in dentro il piede del cannone, chiudiamo la parte finale e lo collassiamo tutto sulla schiena. A questo punto prendiamo la testa e la portiamo
in fuori in questo modo, su un perno, in modo che questa parte grigia venga in fuori così, e poi la testa è su un altro perno. Quindi facciamo rivedere. Allora. No, non ci riesco. Comunque la testa. Ecco qua. Veicolo è in questa posizione. Più o meno. Quindi solleviamo il torace e apriamo qui. E poi ruotiamo questo pezzo in questo modo. Prendiamo i cingoli, li ruotiamo su questo perno e li collassiamo qua dentro. Ah, i cingoli sono fissi, non cingolano. In questo modo. Abbiamo due perni e un perno a fungo. Li portiamo in alto e poi questo pezzo qui lo portiamo sulla schiena in questo modo. Lo fissiamo attraverso questi dentelli che sono sulle spalle. Ruotiamo le spalle e possiamo portare indietro la testa in posizione. Questo pezzo lo collassiamo su questo perno qui, collassiamo, lo pieghiamo e è su un binario e lo portiamo in basso. Questo pezzo del treppiede, anzi no, questo era il mirino, mi sono sbagliato, lo drizziamo e questi possiamo appoggiarli sulla schiena. E metà è fatto. A questo punto apriamo il cannone e tiriamo via questo. Lo useremo dopo. A questo punto, questa, apriamo bene qua. Questa metà del cannone è su un perno in questa posizione qua dentro. Dobbiamo estenderlo. Ecco qua, e quindi possiamo ruotarlo. Lo richiudiamo, ruotiamo il tutto e dobbiamo piegare questi dentelli all'interno, non più di tanto, in modo che collassandoli vadano a unirsi, ecco qui, a formare il ginocchio, lo stinco anzi. A questo punto prendiamo il piede, lo ruotiamo di 180 gradi su questo perno e su questo e portiamo in fuori lei, ecco qua, il tallone. E qui la gamba è fatta e portiamo giù anche questo gonnellino. Stessa cosa da questo lato, quindi estendiamo il perno. Ruotiamo tutta la gamba cercando di non farci intralciare da questo gonnellino. La richiudiamo. Ruotiamo di 90 gradi. E suggerisco di piegare il ginocchio quando lo si fa per comodità. Chiudiamo le gambe. Anzi, le due parti della gamba e facciamo sì che questi due connettori si uniscano in questo modo. Portiamo il piede, tiriamo fuori il tallone, drizziamo, chiudiamo il gonnellino e ultimo questo è su un triplo perno, lo collassiamo in questa direzione e lo portiamo su in questa. E qui abbiamo Galvatron, o meglio Mania King, in modalità robotica.
L'ultima cosa da fare, prendiamo questi due pezzi, li uniamo e qui abbiamo un perno a 5 mm e un foro su entrambe le braccia. Agganciamo e qui abbiamo Mania King in modalità robotica. Facciamo confronto. Qui abbiamo il nostro Vacon Deluxe. Qui abbiamo un Voyager e sono alti più o meno uguali. Alla testa Galvatron è mezza testa più basso. A questa punta qui è mezza testa più alto. La scelta. Facciamo rapidamente un paio di trasformazioni. Anzi, facciamo una pausa e le trasformazioni le vediamo completate. Bene, eccoci qua e facciamo un confronto con la versione filmica. Vabbè, questo passa al convento. E la sua versione Universe Classic, non mi ricordo più cos'è. E qui una vaga somiglianza c'è, però Mania King ha fatto decisamente molto meglio. Questo modello sinceramente non mi piace più di tanto. Trasformazione difficile, frustrante, soprattutto qui. Un robot pieno di zaino e soprattutto che non riesce a stare in piedi da solo. Tranne adesso. 5 minuti fa crollava appena lo guardavo. Vabbè, via. Bene, torniamo al nostro piccolo capolavoro e vediamo le articolazioni. La testa è su un ball joint. Poi va da destra a sinistra, in basso e dritto. E bisogna fare attenzione qua alle punte perché sono davvero acuminate e soprattutto sottili. Quindi il rischio di rottura è molto alto. Abbiamo un ratchet sulla spalla. Un ratchet anche qui fa 90 gradi, ruota 360 sotto la spalla, piega 90 al gomito, non piega al ginocchio, al polso, però le mani possono essere aperte, quindi si può far tenere in mano qualcosa. Ruota al bacino sul ratchet e fa 360 gradi. Le gambe fanno 90 gradi avanti, niente indietro perché questo pezzo è fisso, fanno 90 gradi in fuori, ruotano 360 gradi sotto l'anca, piegano quasi 90 gradi al ginocchio e la ginocchiera può essere piegata per accomodare il movimento e soprattutto per non lasciare questo buco. Bisogna fare attenzione a questi due buchi per le viti, perché ho visto tipo una recensione di Piog che gli si sono incastrate su questi pezzi qua e non ho capito cosa che è riuscito a rompere. Caviglia, piega dentro e fuori, si fa un po' su e giù, volendo sul piano trasformazione gli si può dare un po' più di movimento, non in alto, e il tallone è superno per la trasformazione. Andiamo un po' di dargli una posa plastica, ecco qua. Bene, non posso che essere altro che contento di questo modello, è favoloso. E ho già in arrivo le repro labels per dargli un po' più dettagli e soprattutto il simbolo Decepticon.
E devo dare la colpa a Viper Fritz con la sua top 10 dei modelli del 2014 per avermi convinto a prenderlo. E devo dargli anche il merito perché credo che sia il Galvatron migliore che possiamo avere. Ho visto, beh, sono di ieri, le immagini delle versioni Masterpiece di Galvatron, però non mi danno la stessa sensazione che mi dà questo. Ecco qua. Se devo suggerire un Galvatron, questo è decisamente la scelta migliore. C'è anche la sua versione più fedele al film. È un cambio di colori per assomigliargli di più. Ma sinceramente la cosa non mi interessa più di tanto. Dopotutto è difficile vedere un modello che sia fedele a quello che si vede in televisione o al cinema. E sinceramente questa versione mi basta e mi avanza. Decisamente un acquisto suggerito, un modello ottimo, plastiche che sembrano resistenti, trasformazione buona, interessante. L'unica pecca è la testa che rimane visibile, ma chi se ne frega. Ci sono altri modelli che hanno fatto della testa visibile il loro punto di forza, almeno secondo i progettisti. Posabilità ottima. Fedeltà al modello animato strabiliante. E sì, costa. Credo che costi il doppio di questo almeno. Dopo che valga 3 volte tanto, è un altro paio di maniche. E vabbè. Non credo di avere altro da dire su questo modello. Decisamente è un acquisto consigliato, se non direttamente obbligato. Non fatemi venire a casa vostra a farvi l'acquisto. Bene. Direi che per questa recensione ne abbiamo chiuso e ci possiamo salutare e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!